Ciao ragazzi, buongiorno. Questa mattina ho gran piacere di parlarvi di quello che sta succedendo in questi giorni nella politica italiana e anche in Parlamento, perché abbiamo alcune novità. Addirittura i leghisti in Parlamento non si vedevano da tanto tempo, oggi hanno addirittura deciso di dormire lì. Probabilmente non volevano pagarsi l'albergo. Allora, a parte gli scherzi, che poi scherzi non sono perché è la verità, ci sono tre cose che secondo me stanno manifestandosi in modo molto chiaro in questi giorni. Il centrodestra per la prima volta da qualche anno è in forte crisi, e quando sei in crisi puoi soltanto scegliere di alzare lo scontro e cercare di abbattere il tuo avversario con tutti i mezzi che hai. E tutti i mezzi che hai nel caso del centrodestra, e devo dire in particolare in realtà di Matteo Salvini, includono anche fregarsene completamente del bene degli italiani, fregarsene del fatto che stiamo vivendo una crisi come non si vedeva dalla seconda guerra mondiale, che i cittadini italiani siano in vera difficoltà, non le baracconate, ripeto, che racconta Salvini, ma in vera difficoltà sia economica che proprio dal punto di vista sanitario. Abbiamo oltre 20.000 morti e già soltanto questo ci dovrebbe portare a riflettere sulla necessità di avere quella cosiddetta unità nazionale. Ora io vorrei partire da questo concetto. Unità nazionale non vuol dire che sospensione del diritto all'opposizione o alla contestazione, tutt'altro, quello sarebbe la fine della democrazia. Unità nazionale significa che sulle cose che contano, sulle cose che servono agli italiani subito, ad esempio l'attuazione dei decreti che abbiamo messo a punto per dare liquidità e per dare una mano appunto agli italiani, su queste cose ci sia condivisione da parte di tutto il Parlamento e di tutto il governo, ovviamente, di un percorso comune che snellisca tutto e che faccia arrivare subito quello che serve agli italiani. Questa è unità nazionale. Poi è chiaro che se la misura che abbiamo messo a punto dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, non ti piace, tu abbia tutto il diritto di dirlo. Ma dirlo è un'altra cosa. Lavorare affinché sia migliorato un testo è un'altra cosa. Raccontare balle costantemente e denigrare costantemente e ledere costantemente all'immagine del tuo paese, perché non è l'immagine di Conte il problema, non è l'immagine di Mario Di Stefano, è l'immagine del paese, quella che vai a scalfire ogni santo giorno, quello sì che è un problema. E allora, tre punti dicevo, tutti declinati sotto lo stesso aspetto, il centrodestra è in crisi. Due fattori: uno, per la prima volta Salvini scende drasticamente, la Meloni sale, e questo manda al manicomio letteralmente Salvini, perché ha fatto anni e anni di propaganda con lui leader indiscusso del centrodestra, e si trova ora Berlusconi che non lo segue più e la Meloni che lo sta raggiungendo, e per uno come lui che non ha nessun interesse realmente a governare nell'interesse degli italiani, ma la cosa che gli interessa davvero è semplicemente essere lui il protagonista, questa è una cosa da manicomio. Allora, come ha reagito? Varie cose in quest'ultimo mese, ieri sera in particolare occupazione del Parlamento. Ora vi faccio notare la meraviglia di questo passaggio: lui ha occupato il Parlamento con i leghisti, tra l'altro occupato, gli hanno lasciato occupare, non è che lo buttano fuori, chiaramente, ha occupato il Parlamento perché doveva ripristinare la democrazia e doveva dare una mano agli italiani, ma come è potuto entrare in Parlamento? Proprio perché il Parlamento era aperto e si stava addirittura votando. Cioè io ieri sera, alle 8:30, ero in aula a votare a Montecitorio. Il Senato era aperto, io sono andato a presiedere, come membro di governo, a una commissione esteri ieri a pranzo. Cioè il Parlamento sta lavorando a tempo pieno. I leghisti fanno finta che ciò non avvenga, continuano a raccontarci la storiella della sospensione della democrazia, la storiella del Parlamento è fermo, il governo decide tutto lui, quando loro stessi, che erano in Parlamento, sono una dimostrazione che il Parlamento stava lavorando. Poi, se pensiamo che l'opposizione possa stravolgere l'assetto costituzionale ed essere di fatto la maggioranza, e allora chiaramente non funziona così la Costituzione italiana, quantomeno, no? Allora, diciamoci le cose come stanno. Salvini ieri con la Lega ha occupato il Parlamento perché voleva semplicemente raccontare di essere il difensore della patria. Ha perso sostanzialmente un'altra occasione per stare zitto, ha perso tempo, ma quello ci siamo abituati. Probabilmente avrà avuto anche difficoltà perché non conosce il Senato, non ci sta mai, è uno dei senatori col più alto numero di assenze in assoluto, e quindi sarà andato in giro probabilmente a cercare dove erano i bagni, non lo so. Di fatto una perdita di tempo
colossale. Fortunatamente non è al governo, di conseguenza ogni volta che perde tempo probabilmente non fa un torto a nessuno, anzi ci risparmia di sentirgli dire altre cose false. La vera cosa che però è grave in questa storia, perché ripeto, alle assenze al Parlamento italiano e al Parlamento europeo siamo abituati, ma è la propaganda becera che ha fatto in questi giorni, in particolare sulla questione della scarcerazione dei mafiosi. Ha risposto benissimo ieri il ministro Bonafede. Purtroppo in Italia molti non hanno la consapevolezza nemmeno del fatto che ci sia la separazione dei poteri, che il potere esecutivo, legislativo e giudiziario siano tre poteri totalmente e fortunatamente distinti. Uno dei beni più preziosi che abbiamo nella Costituzione è proprio questo principio. Di conseguenza, la politica, il governo, mai per decreto potrebbe scarcerare dei mafiosi. E questo è un caposaldo, diciamo, della Costituzione, non c'entra niente il governo. Quindi, quando vedete i meme, le vignettine che Salvini mette su internet, magari anche con la faccia di Bonafede o con la faccia addirittura di eroi dell'antimafia che sono morti, è sottoscritto col decreto cura Italia il governo scarcera i mafiosi. Salvini in quel momento sta distruggendo, sta picconando la Costituzione italiana e sta rovinando l'immagine del paese. Perché chiaramente crea un substrato di persone che crede che il governo in Italia possa scarcerare dei mafiosi. Allora, io non voglio dire la cosa che sembrerebbe ovvia, cioè che Salvini dovrebbe andare a studiare la Costituzione, perché è ancora più grave. Salvini lo sa perfettamente. Salvini vi prende per il culo, e questo è il concetto. Cioè, Salvini sa che non è possibile quello che dice, perché altrimenti non sarebbe neanche dove sta, se non conosce almeno un minimo di separazione dei poteri. Ma ve la racconta così perché così voi possiate raccontare l'ennesima balla contro il governo. Quello che ha fatto ieri Bonafede, infatti, al Consiglio dei Ministri è introdurre nell'iter che porta poi ai domiciliari per un mafioso, ad esempio, l'obbligo del parere della Commissione Nazionale Antimafia, il che evita che un singolo magistrato possa appunto dare i domiciliari a un mafioso, cosa che è esclusa. Ad esempio da norme che abbiamo fatto noi 2 anni fa, cioè si esclude che i benefici carcerari possano essere dati a mafiosi, ad esempio. Quindi si colma questo vulnus e si evita che ci possano essere distorsioni di questo tipo. E sulla questione poi di cosa è aperto e cosa è chiuso, è sempre più triste e squallido il gioco che stanno facendo, perché se ci fate caso, un giorno dice che bisogna aprire tutto, un giorno dice che bisogna chiudere tutto, un giorno dice che dovremmo essere razionali, dovremmo andare incontro alle esigenze degli italiani, apriamo le chiese, apriamo gli stadi, chiudiamo gli stadi. La verità è che dove soffia il vento tira anche lui, ma la cosa che dobbiamo tutti capire è che siamo tutti assolutamente insieme in questa sofferenza, perché nessuno è felice di stare sigillato a casa o in ufficio. Sostanzialmente io vivo come voi, o dentro le mura di casa o dentro le mura del mio ufficio in Farnesina. Nessuno è felice di questo, siamo tutti soffrendo, le aziende stanno soffrendo. Io lavoro con le aziende ogni santo giorno e conosco bene quello che sta succedendo, ma è impensabile che la risposta possa essere il tana libera tutti, perché avete visto la Germania ha ridotto il lockdown, ridurre il lockdown in 2 sole settimane gli ha portato quel famoso indice che calcola la possibilità di contagio da minore di 1, che è la quota dove si può gestire, a maggiore di 1, che è la quota dove non si può gestire più, e hanno dovuto ritirare di nuovo i progressi che avevano fatto. Noi non vogliamo che l'Italia debba richiudersi di nuovo, e quindi è meglio uscire gradualmente. Faccio sempre l'esempio della madre che, se il figlio ha avuto l'influenza, certo il giorno dopo che gli abbassa la temperatura non lo porta a farsi il bagno al mare, prima non inizia a far uscire di casa e a poco ritorna a fare una vita normale. Lo stesso stiamo facendo noi. Nel frattempo è ripartita l'industria, buona parte di essa. Nel frattempo sono arrivati già gran parte dei fondi, perché i 600 euro di marzo sono arrivati all'80% delle persone e ad aprile sono già disponibili. E la cassa integrazione, ora ne parliamo a parte, e i congedi parentali sono stati pagati tutti, i bonus babysitter pure, le aziende possono già andare a chiedere i prestiti agevolati in banca, e nel decreto aprile arrivano i soldi a fondo perduto per le aziende. Quindi tutto questo si sta facendo. Sulla cassa integrazione è l'altra grande balla che sta girando in rete in questi giorni. Io vi faccio vedere questo dato, questo è sul sito dell'INPS. Allora, queste sono le richieste
delle regioni per la cassa integrazione. Sostanzialmente il governo ha messo i fondi subito, praticamente in un mese, quando la media storica è 3 mesi, e le regioni hanno chiesto in grandissimo ritardo alcune di queste, ma la cosa simpatica è che alcune di queste sono proprio quelle del centro-destra. La Lombardia, il primo flusso, il primo invio, cioè la prima richiesta di cassa integrazione è arrivata il 21 aprile, cioè qualche giorno fa. Quando ad esempio, vi faccio un esempio, per fare sempre centrodestra così capiamo anche le differenze, il Veneto, sempre centrodestra, l'aveva fatta il 10 di aprile già, e addirittura il Friuli Venezia Giulia il 3 di aprile, e l'8 di aprile il Molise. Quindi in base a questa tabella le regioni stanno avendo la cassa integrazione in ordine con, in base a come l'hanno chiesta, quindi è proprio il centrodestra che sostanzialmente ha sbagliato nel chiedere questi fondi e non li sta avendo per questo. Dopodiché, vogliamo parlare delle regioni? Cioè, io trovo surreale che Salvini possa dire diamo più potere alle regioni quando proprio una delle sue regioni, la Lombardia, ha avuto la finanza dentro casa per la gestione delle RSA, quindi dei centri per anziani dove sono morte centinaia di persone. Quindi, chiudendo l'argomento Salvini, che mi interessa veramente poco, siamo davanti a una perpetua e costante mistificazione della realtà, alla quale vi chiedo di non cascare. Ripeto, siamo tutti consapevoli del dramma che stiamo vivendo, ma ne usciamo con la verità e la coerenza, non certo con le balle che racconta, che racconta Salvini. Altro argomento velocissimo, ieri sera ero in televisione a Satire Italia con Tajani. Tajani, voi magari non tutti conoscete la sua storia, non lo so, Tajani, volpe di vecchia data, fondatore di Forza Italia insieme a Silvio Berlusconi, quindi suo grandissimo amico di poltrona, e mi sono permesso di dire ieri in televisione che Berlusconi fosse diventato durante la sua presidenza del Consiglio dei vent'anni, del ventennio berlusconiano, lo zimbello di Europa. Io mi ricordo perfettamente le corna in televisione, le parole sulla Merkel, la culona e tutto quello che ha detto, siamo fatti ridere dietro dal mondo intero. E in effetti ho sbagliato, chiedo scusa a Tajani che mi ha apostrofato villano, villano analfabeta, semi analfabeta. Avrei dovuto essere più tecnico perché avrei dovuto definire Berlusconi un pregiudicato, perché è un pregiudicato sul caso Mediaset, e in particolare anche uno che pagava la mafia. Berlusconi non è il galantuomo che cercano di riabilitare adesso, è una persona che pagava la mafia. Questo è il testo della sentenza dell'Utri, Corte di Cassazione, Corte Penale di Cassazione, quindi sentenza definitiva, che trovate tranquillamente in rete, e cita: i pagamenti di Berlusconi in favore di Cosa Nostra erano proseguiti senza soluzione di continuità, e il tramite era appunto Marcello Dell'Utri, il tramite con la Cosa Nostra palermitana, ecco qui. Grazie all'opera di intermediazione svolta da Dell'Utri veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio di protezione a lui accordata da parte di Cosa Nostra palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti. Questo è Silvio Berlusconi, altro che il galantuomo che vogliono raccontare. Poi l'ultimo, e poi vi lascio perché ho una riunione impellente, il gioco della Meloni. La Meloni, dicevo, cresce, ne è felicissima, si candida a essere leader del centrodestra e quindi fa questo gioco di sostegno alla patria e di diciamo allontanamento un pochettino dai colpi di testa di Salvini. Sappiamo tutti perfettamente che è tutta una farsa, che alla prima occasione saranno tutti nuovamente insieme, Berlusconi, Salvini e Meloni, perché l'unico obiettivo che hanno è avere il potere, e quindi è una guerra interna loro. Io non mi dimentico, non dimenticherò mai che la carriera della Meloni inizia 20 anni fa con Silvio Berlusconi, di cui diventa anche ministro. Non mi dimentico i tradimenti, perché la Meloni è la stessa che votò la legge Fornero, è la stessa che ci ha portato il MES, perché era ministro del governo che ha scritto di fatto in Europa il MES con Silvio Berlusconi, che lo andò pure a sostenere appunto in Europa nel governo 2011, ed è la stessa il cui partito votò a favore della ratifica del MES in Parlamento sotto il governo Monti nel 2012. Quindi questo è il personaggio Meloni e non ci facciamo certamente ingannare. Questo è il quadro di questo momento. Io non vi chiedo, cioè veramente mi disturba pure parlare del centrodestra, ma ogni tanto bisogna ristabilire un po' di verità. Vi chiedo soltanto di aprire gli occhi e guardare chi ci avete davanti, perché quella gente lì vi sta prendendo in giro da 20 anni e è ancora lì a farlo.
Noi non siamo sicuramente perfetti, sicuramente sbagliamo, ma oggi stiamo facendo tutto quello che è nella nostra possibilità per aiutare il paese. Abbiamo già fatto sostanzialmente due manovre economiche in un mese, 75 miliardi, cosa che non si era mai fatta nella storia italiana, e ci aspettano mesi difficili nei quali serve essere insieme, forti, per risolvere questi problemi che stiamo vivendo. Io vi saluto, vi ringrazio davvero, stateci accanto e ci sentiamo presto e ci aggiorniamo presto. Un abbraccio.